Eccoci qua, benvenuti in un nuovo appuntamento con Inazuma Eleven ad obiettivi. Nel video di oggi cercherò di battere la squadra più forte di Inazuma Eleven 3. La squadra è giovane Inazuma, non sarebbe altri che la leggendaria Inazuma Eleven. Dunque, gli obiettivi di oggi, sono un po' semplici. Fai 5 gol, vinci la partita, quindi per forza. E non prendere reti. Insomma, proprio l'ho messa semplice per togliermela proprio dai piedi. La squadra avversaria, promette bene. Simur Hillman con 95 di difesa. A posto, non faccio gol oggi. Garrett Hairtown, che è parrucchiere. Peter Mildred, Butler, c'ha anche il maggiordomo nel nome. Josh Nathaniel, non gli entrava il nome sotto. Island, ok. Arthur Sweet, Signor Sweet, che allena i ragazzini. Gladstone. Ian Suffolk, adesso non è quello che odia i teppisti? Suffolk non me lo ricordo proprio chi è. Tyler Thomas, ok, questo sta anche nella squadra. Questo stava anche in un'altra squadra, ma non ricordo quale, devo essere sincero. Wilder, palestrato. E Yosemite è quello che canta. Questi qui non mi fanno troppo paura, specialmente Wilder. Ha un attacco devastante, ma non abbastanza per farmi gol, credo. Piuttosto. Ah, a colpo critico, certo. Doppio fulmine Neo Galaxy, ci mancherebbe pure. Tutti quanti attacchi lui, grande. Ali di fuoco. Ah, ecco Chiara che lo insegnava. Ali di fuoco, però c'è anche Garrett che lo insegnava, se non sbaglio. Mano di luce tripla e mani multiple. Mani multiple mica me la ricordo. Però vabbè, sì, ora guardo in basso perché, direi di iniziare allora. Dato che sto col 3DS perché... da emulatore faccio più pena che col 3DS, ho detto sai che c'è, no? Meglio essere un pochino avvantaggiato. Allora, chi c'è qui? C'è ovviamente Hiroto, Xavier. Dunque, lui è in montagna, facciamo tipo vento, un tiro di tipo vento. Elemento, attributo, chiamatelo come volete. Aurora, versione 3. V3. Let's go. Bella. Per fortuna posso farla con chi voglio e non con un personaggio prestabilito. Mano di luce verrà distrutta. Wow. L'elemento non credo abbia giocato molto a favore mio, perché mano di luce è una tecnica debole comunque. Solo nel primo Inazuma Eleven mano di luce è veramente devastante. Ha 45 di potenza nel Inazuma Eleven OG praticamente, non quello che abbiamo noi in Europa. È davvero davvero forte. Certo, mano del colosso è ancora più forte. Però... no, l'avevo già passata, uffa. Ma spreca i punti. Mano del colosso 60 punti e passa, spende. Quindi sono tecniche fortissime. È anche vero però che i giocatori avversari pure spendono più punti per fare le tecniche. Allora, no. C'è il tizio qua di mezzo. Guarda, vorrei fare scarica stellare, ma Aurora... devo fare per forza Aurora, che è elemento vento. Poi c'è anche il difensore che mi può bloccare la palla. Non ho visto che tipo di difesa hanno, anche se l'ho visto non l'ho... non c'è niente per bloccarla? Mani multiple. Ah, questo è mani multiple. Ah, allora ricordavo bene, ok. Pensavo che fosse questa, ma non ricordavo di preciso se era proprio l'animazione sua. Va bene, allora, 2-0, allora... mo sto a fa gol un po' troppo facilmente, però... cioè, direi di mettere... allora, invece che 5 gol, almeno 7. Dato che 7 è un numero di completezza, quindi facciamo 7 gol, dai. Se dovesse proprio andare così bene. Allora, scivolata micidiale su Inazuma Eleven 3 giapponese con Caleb. Entrava sempre... anche quando ero di livello più basso dell'avversario, ma faceva sempre fallo. Quindi è un po' inutile. Allora, no amico mio, tu non puoi superarmi con scatto infuocato un giocatore montagna che usa una tecnica montagna per difendere. Non esiste. Allora, Thor è rotto. E vince lui. È rotto Thor. Parte diga di roccia, versione 3, Insomma... È normale. Ah, aiuto. Parte che stanno... ma perché stanno in furore? Ecco perché mi superava, certo.
Ovvio, ora è tutto molto più chiaro. Allora, dai, fermalo, fermalo, fermalo. Assolutamente, lastra di ghiaccio. Yes. A volte ho paura che possano superare senza tecnica. A livelli alti, quando è la squadra di livello molto più alto, può succedere tranquillamente. Corri, grande. Allora, vai, vai, avanza. Perfetto. Toramaru, Toramaru. No. La lì ok, perfetto. Non mi frega niente. Non gliela posso lasciar fa. Cioè, veramente sì, però volevo fare gol a tutti i costi. Vai. Allora. Toramaru ha ruggito della tigre. Colpo delle sette spade e scia tripla. Tutte tecniche montagna, tranne ruggito di fuoco. Vorrei fare ruggito di fuoco. Beh, se la blocca, la blocca. Se non la blocca, non la blocca, dai. È inutile stare a cincischiare. Bello. Bello, bello, bello. Quando c'è Axel è sempre bella. Ilman, ti sei dimenticato come si fa una tecnica speciale, per caso? Continuiamo a fare pressing. Ah, continuiamo sì a fare pressing, Tato. Ok, allora, con David... A parte con David o Pinguino Spaziale. L'ha imparata a livello 70. Ah, tra l'altro, i giocatori della giovane Inazuma sono molto forti. Sono anche più forti dei miei. Accidenti, la volevo passare, non me l'ha passata. Mega Muro la supera? Wow. Allora, qua abbiamo due giocatori che possono bloccarla. Però... Oddio, se faccio furore posso fare scia tripla. Però vabbè, sempre montagna, dai, fa niente. Colpo delle sette spade. Oddio, entra. Ok, è tornato. Maledizione, questo è talmente fatto male, sta capture card. Ok, va. Non ha, nessuno ha bloccato, nessuno ha fatto niente. Dannata capture card. Forza, continuiamo così. Più sta, più si deteriora. Purtroppo l'ho usata tantissimo, l'ho proprio sdrenata. Però cavolo, deve funzionare bene sempre, no? Quando sta comoda. Se potessi giocare tenendo la console più ferma possibile, ma non posso, purtroppo. In Zoom Eleven è sempre in movimento la console. Dunque, è tempo di ricaricare alcuni giocatori. Ho fatto un po' di soldini facendo le sfide e vado con spiedino prelibato. Torres... Ah, Torres non ha fatto niente di che. David, assolutamente. Andiamo anche con Austin, che si è sdrenato un bel po'. E Axel non ha fatto niente ancora. Cioè, proprio non si è proprio... Xavier, vai. Perfetto. La difesa, Sean, sta bene. Jack, benissimo. Caleb anche, non ha fatto niente. E Thor. Tutti carichi in difesa. Giochiamo, dai. Axel, sarebbe ora che usassi qualche tecnica speciale anche tu. Farei... tempo rallentato, tempo accelerato, no. Farei un po' di pressing perfetto. Quella di Fire Dragon, se non sbaglio. Mi pare fosse quella, Ok, palla a chi ce l'ha? Toramaru? Oh, ok. Dai, 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 dai. No, anche Axel ci ha preso in questa maniera. Però bella. Vabbè, quando c'è il fuoco di mezzo con una tecnica, un attacco speciale, qualsiasi cosa, è sempre bello. Solo quando nelle case non è bello l'incendio. Ah, tra l'altro, sì, c'è stato un incendio nell'appartamento sopra il mio. Già. Alle 3 di notte, sentiamo suonare il campanello. Io pensavo che era uno scherzo idiota, perché è già successo una volta. Ok, ah però... Ok, bella, bella, bella. Più al centro, grazie. Ruggito di fuoco. E c'era ste fiamme che divampavano nell'appartamento di sopra, ma... Piuttosto tranquilla la situazione alla fine. Pompieri intervenuti prontamente. Pompieri sempre a top. Lavoro massacrante. Oh, Hilma
Roman che blocca un... Allora, questa proprio me la devo scrivere perché... Fortuna che l'ho registrata. Hillman ha bloccato un ruggito della tigre con mano di luce. Io boh. E poi Baldanzoso, sul serio, questo sarebbe un tiro? 4 ne hai presi! Stai zitto almeno, abbi la decenza di non rispondere. E guardare in basso, soprattutto. Porta rispetto, chi ti fa 4 gol. Quello sarebbe un tiro. Oh! Porta rispetto. Beh, ora posso dirlo perché qua è giovane. Da quando è anziano lui, più di me, allora sì, porto rispetto io. Allora, doppio tocco, dovrebbe entrare ora. Non ne vuole sapere doppio tocco contro la difesa. No, no, no. Ma devo farla comunque. Allora, fare 7 gol mi sa che è improbabile a questo punto. Però farne un altro. Sì. Come Aikido. Che poi Aikido è cerchio d'amore anche fosse. Quindi. Potevano anche scriverlo in italiano. Non capisco perché abbiano fatto questa scelta di lasciarlo in giapponese. Anche se. Anche i giapponesi sono un po' scettici sul come chiamarlo perché dovrebbero avere il kanji. Io mi ricordo c'era un canale che si chiamava Omega Maxwell e caricava solo ogni giorno partite di Inazuma Eleven contro anche squadre custom, credo, e faceva sfide difficilissime, faceva sempre tiri a catena e dava nomi fantasiosi alle tecniche. E mi ricordo che c'era questa cosa di Aikido che uno gli chiese in chat, nei commenti, però disse non ne sono sicuro perché non è scritto in kanji. Allora, Hillman, ce la fai a pararlo? Beh, vabbè, dopo che te l'hanno indebolito, Hillman. Tutti buoni dopo che è indebolito il tiro. Allora, se riesco a fargliela... Niente. No, no. Ma fedi che neanche il 5 gli faccio. Ma fedi che non faccio neanche il quinto gol. Cioè, si sono svegliati ora questi. Il primo tempo hanno dormito, si sono svegliati ora. E mo arrivo pure io in furore a Cipicchia. Dai! Ma è una cosa da matti! Dai! Oh, allora. No, fuori gioco. No, forse no. Non è fuori gioco. E allora beccati sto pinguino spazzino! Questo è un meme. Però era bello pinguino spazzino. Sarebbe stato interessante. Cioè, veramente, uno che fa il... come si dice? L'inserviente. Potrebbe veramente fare la tecnica pinguino spazzino nel mondo di Inazuma Eleven. Immaginate i pinguini che si mettono a spazzare il pavimento. Per un tiro bastano. Però devo metterti qui. Uffa. Allora, in porta non ci sono neanche arrivati. Quindi direi obiettivo ampiamente superato di non prendere gol. Potevo anche mettere direttamente e non fargli tirare in porta. Sarebbe stato... Scia tripla, scia tripla. Sarebbe stato uguale. Vabbè. 6 gol, dai. Forse 6. Si sono... proprio... risvegliati nel secondo tempo. Non so perché. Ci picchia, vabbè. Beh, no, invece no. Potrei rifarla. Potrei rifarla e decidere di arrivare a 7. Ora, i forzieri. L'attacco squadra era quella sopra per il forziere d'argento. Ma non ho vinto a livello. Ho fatto solo 4 gol qui contro questa, contro Antilopi della Savana. E me lo ricordo, ma. Da tempo ormai addietro, 5 anni fa più o meno, è successo. Ora qui ho fatto schifo contro questa perché non potevo. Ci ho messo mezz'ora per fare un gol. Però almeno vediamo lo scrigno d'argento, dai. Difesa squadra. Ok, quindi le altre che saranno mai. I forzieri d'oro contengono velocità squadra, quello sopra, e quello sotto tiro squadra. Non è male. Non è affatto male. Questo però lampo folgorante e fuoco esplosivo. Ah, ogra l'attacco però è uguale. Cambia solo quello che ricevi una volta che vinci il match contro i Dark. Ci sono i Dummy Emperors. Ah, cambia una squadra.
e cambia una ricompensa. Vabbè, nulla di che. Quindi alla fine i premi sono quello che sono, nulla di che, eh. Vabbè, dai. L'obiettivo originario era di fare 5 gol, quindi diciamo che quello è rimasto invariato, ok? Non ho mai detto di volerne fare 7, ma chi se ne frega, a un certo punto, ragazzi, è solo un gioco. Però, vabbè, obiettivi molto base, molto base. I livelli, l'ho detto, praticamente eravamo uguali. Cioè, guardi, non ho neanche tutti quanti sopra il 70, addirittura. Torres al 65, ma vabbè, comunque rotto Torres, vabbè. L'unico che ho al 72, più forte, 74 Harley. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. Per quanto riguarda le sfide di Inazuma Eleven, Go, Galaxy e Chrono Stones, bisogna vedere come vanno le cose. Dovrei portare quelle del Go. Ma nel Go, cosa mi è rimasto da fare che ancora non ho fatto? Devo vedere. Perché sì, ho visto qualche proposta interessante, tipo vai ai rigori con questa squadra, ma si può andare ai rigori? Perché non mi pare che si possa andare ai rigori nei super tornei. Vedrò comunque sia qualcosina, dai. Nel caso mi sa che va a finire ad anno nuovo. Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!